Ciao ragazzi, bentornati sul canale, sono Antonio Frazzitta, questo è Viaggiare in Moto e oggi vi parlo di un tour che sto riproponendo come l'anno scorso. Quest'anno nel 2023, il tour dei passi delle Dolomiti, 5 giorni all'insegna dei passi più belli d'Italia e non solo, sulle montagne più belle al mondo molto probabilmente. 5 giorni che ci vedranno con partenza da Trento dal 31 maggio al 5 giugno, quindi il ponte del 2 giugno, date più consone rispetto a quelle dell'anno scorso. Saranno 5 notti in hotel 3-4 stelle con una prima colazione. Potremo effettuare il pranzo un po' come uno gradisce, cioè dire se vuole mangiare a sacco o fermarsi in una trattoria quando saremo di passaggio nei vari punti di interesse, o poi la sera ovviamente si mangerà dove si vuole, ma anche al ristorante. Quindi comodo, non c'è né tenda, solo hotel, 5 notti da Trento, ma i siciliani, se vorranno unirsi a me, potranno partire con 2 giorni in anticipo con nave Palermo-Livorno, per poi il 30 maggio arrivare in serata a Trento, dormire lì, e il 31 partire belli freschi. Non solo i siciliani, ma anche qualcuno del sud che vuole unirsi in questo tour che avevo proposto l'anno scorso, ma in date differenti, andavano in conflitto con un altro tour e quindi poi non se ne è fatto nulla. Quest'anno spero che vada in porto per due motivi: uno perché sarebbe un bellissimo antipasto dei due tour in programmazione di Capo Nord, lo sapete per chi mi segue, 23 giugno 15 luglio partenza sempre da Trento, 1-23 agosto partenza da Trento, tour che partono dall'Italia e finiscono in Italia, tutto interamente via terra, e attraverseremo 11 nazioni, 10.000 km. Tornando al tour delle Dolomiti, ci vedrà sicuramente fare i passi più belli in questi 5 giorni, una buffata di curve e di panorami e paesaggi mozzafiato. Non c'è dubbio che i passi delle Dolomiti siano tra i più belli al mondo, un paradiso veramente terrestre per i motociclisti. Paradiso però che sicuramente è un po' in dubbio nell'anno che verrà, nel 2024, perché le news riportano delle notizie un pochino preoccupanti per gli amanti dei passi delle Dolomiti, quantomeno in moto. Si parla di ingressi scaglionati, comunque di comunicazione per poter entrare e quindi insomma la cosa diventa più complicata. Lo è già un minimo per i tantissimi autovelox che sono presenti, ma come chi mi segue sa, i miei tour non sono fatti per smanettare ma per con guida turistica e godere appieno dei paesaggi, quindi farsi cullare delle curve guardando i paesaggi, in questo caso i paesaggi non mancano. Quali passi andremo a fare? Beh, i più famosi, adesso non sto qui a elencarvi come ho fatto nel video dell'anno scorso l'esatto itinerario, che poi verrà mandato via mail a chi è realmente interessato, ma sicuramente faremo quelli più importanti. Il Mangen è uno di quelli che è più sottovalutati ma bellissimi, e Sella, Gardena, Giau, questi ovviamente li faremo tutti. Adesso non mi vengono tutti in mente i passi che ho fatto un paio d'anni fa, ma ovviamente i più belli li faremo, non c'è dubbio. 5 giorni all'insegna delle montagne più belle al mondo. Per chi fosse interessato, antonino29@live.it, sarò lieto in pochi minuti di rispondervi e mandarvi le quote di partecipazione, ripeto, per 5 notti in hotel 3-4 stelle con prima colazione, quindi niente tenda, tutto molto molto comodo. Bene, la mia associazione sportiva che realizza eventi da oltre 20 anni nell'ambito dello sport e adesso anche nell'ambito motociclistico
sicuramente avrà altri eventi in programmazione. In questo 2023 speriamo ricco di notizie positive. Auguriamo che possa essere una stagione ricca all'insegna del divertimento e della moto. Qui in Sicilia, in questo momento, al 9 gennaio, siamo in piena primavera, ci sono già le fioriture, cioè non è mai arrivato l'inverno ed è possibile godere di queste giornate pienamente in moto con bel tempo e temperature intorno ai 22-25 gradi. Anche se la mia amata è protetta dal telo, non fatevi ingannare perché ho fatto diversi giri, giretti, nulla di che, ma come potete notare la tengo in casa. Tanti di voi mi hanno chiesto: ma tieni la moto in casa? Sì, lei deve stare qui in casa con me, va bene? Quindi ragazzi, va bene, vi invito a iscrivervi al canale, al solito un like o a mandarmi una mail per informazioni su questo tour, e vi rimando a un prossimo video. D'Antonio è tutto, alla prossima, ciao!